Non esageriamo. Pier Giorgio Di Freddi, hai visto che accoglienza. A Benedico. Ah, lei è già stato qui, voglio dire, sì. Questo passaggio da matematica, come sapete, anzi lo ripeto per chi non avesse visto Di Freddi ormai in tantissimi programmi televisivi divulgativi di una materia che è la matematica, che è la sua vera materia, prima materia, professore, no, di logica matematica del Politecnico di Torino e non solo. Sì. Università, ho detto male? Sì, no, sono distinte, il Politecnico e l'Università, poi magari... Bistinte. Università, ecco, con questo ultimo libro, diciamo, da matematico impertinente, lei è diventato un matematico irriverente, se mi permette, perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici. Lei più che presentarlo, questo libro, forse ha dovuto difenderlo di questi tempi, però una cosa positiva ce la posso dire? Una volta... Almeno una, sentiamola. Che ne ho sentito, no, perché ne ho sentite tante contrarie, non da lei naturalmente, però io. A lei aggiunge olio sul fuoco. No, una volta quando si era messi all'indice, no, ecco, si andava a rugo, oggi si va in it parade, meglio, Sì, è meglio, sì, è sì, meglio. Sicuramente più, non trovo, per me è più remunerativo, per ecco. Tanto per cominciare si conserva la vita, ecco, è già, no, e no, questo non è già qualche cosa. Comunque, al di là della mia facile ironia, lei ha avuto molto successo e anche molte critiche, diciamo la verità. Tanto che cosa, la prima domanda, ma che cosa le è venuto in mente? Lei stava di tanto bene a divulgare, a parlare di matematica, che al massimo, voglio dire, infiammava gli animi di qualche premio Nobel su una formula, che non è questa, è un'altra, si è andato, no, a confutare la veridicità della Bibbia, proprio in un momento, diciamo, che la Chiesa, possiamo dire, è particolarmente suscettibile. Ma io direi che siamo noi particolarmente suscettibili, perché gli attacchi arrivano dall'altra parte. In realtà gli scienziati in generale, i matematici in particolare, e io in particolarissimo, ci sentiamo un po' come Penelope. Cioè, di giorno è vero che tessiamo la nostra tela della razionalità, della mentalità scientifica e così via, poi però di giorno e di notte c'è qualcun altro che questa tela la stesse. E allora effettivamente questa battaglia tra ragione e fede, fides et ratio, come direbbero per l'appunto gli oltre Tevere, no? E allora bisogna combatterla. D'altra parte c'è stato qualcun altro prima di me, naturalmente ben più titolato, cioè Bertrand Russell, anche lui matematico, premio Nobel per la letteratura, che scrisse un libro che naturalmente in qualche modo io richiamo nel titolo, che si chiamava Perché io non sono cristiano. Poi c'era Benedetto Croce che aveva scritto Perché non possiamo non dirci cristiani. Insomma, questo non è un titolo fatto apposta per accattivarsi il pubblico, ma è una citazione multipla, diciamo così. Perché di io cose non sorrido, l'avverto subito che farò l'avvocato del diavolo. Certamente, no, con me, diavolo, il mio avvocato, no, quindi. Il diavolo è lei, scusate, ho sbagliato, in questo caso farò l'avvocato di Dio. Vabbè, adesso questo è esagerato. Forse è eccessivo, c'è già qualcun altro che ci pensa. Sì, non mi voglio proprio, metto dalla parte dei critici, certo. Quindi ecco. Allora, la sua, intanto per spiegare anche al pubblico, sono, no, 220 pagine di demolizione sistematica, possiamo dirlo, della teoria e della pratica del cristianesimo, decostruzione. Lei analizza tutti i testi sacri, tutte le elaborazioni dogmatiche avvenute dopo e li smonta uno dopo l'altro. Io voglio dire una cosa, intanto subito, ma che le importava, che, non so, di dimostrare che non c'è logica nella Bibbia, o che non c'è logica nella Immacolata Concezione o nei Dieci Comandamenti, voglio dire, e tanti altri dogmi della fede. È evidente, se uno crede, professore, mica che la fede ha bisogno di dimostrazioni, la forza della fede è proprio questa. Il problema è quale fede, però. Naturalmente uno può dire di credere in astratto a qualche divinità, o anche di essere in astratto cristiano perché si ispira alla figura, per l'appunto, di Gesù Cristo, ma quando dice precisamente di essere cattolico, beh, lì in realtà ci sono dei dogmi che bisogna seguire. Non si può essere cattolici né dirsi cattolici se non si accettano tutte queste fedi. Ora, per me, che sono un logico, per la appunto, è un po' difficile accettare, anche soltanto capirle, molte di queste affermazioni dogmatiche. E poi è interessante anche parlare con la gente e scoprire quanto in realtà la gente dica di credere e poi in realtà non sappia nemmeno che cosa effettivamente vorrebbe credere. E questo è importante. Avviene in tanti campi, no? Avviene in tanti campi, però... Però quello che voglio dire, sicuramente invece è interessante il dialogo, e no, la provocazione ci porta poi a dialogare, a parlare di questi temi, quindi è comunque una cosa
interessante e positiva. Però io la devo un po'... Spesso il dialogo però è un monologo, perché dall'altra parte non è che si dialoghi molto in realtà. Io ho cercato, per esempio, quando Bagnasco è stato, per così dire, minacciato, eccetera, di fare un articolo sul giornale in difesa, cercando di distinguere naturalmente quello che può essere la critica. È molto giusto, da una parte la dialettica, la certo, critica, dall'altra la critica la verbale, dall'altra sono le pallottole, naturalmente. L'ho fatto anche perché qualcuno poi mi ha accusato personalmente, Luca Volontè, per esempio, che è un deputato per l'appunto di qualche partito di centro del Polo, ha fatto un'interpellanza parlamentare addirittura, dicendo che Dario Fo e più modestamente io eravamo i mandanti di queste scritte, di queste lettere. Allora è un po' eccessivo. Io mi sono limitato semplicemente a leggere la Bibbia, a trovarci tante incongruenze. La colpa non è mia, voglio dire. Io solidarietà a Bagnasco, è stato difeso anche dal filosofo Giorello sul Corriere della Sera, lo sappiamo, però io torno alla Bibbia, perché sono delle cose, devo dire una cosa, io sono una laica, di quello parla, ma irrazionale, per cui anch'io, anche il suo libro mi ha suscitato delle critiche dal profondo. Ecco, lei afferma e dimostra razionalmente che la Bibbia è piena di errori, di orrori, intanto, ok, può essere, no? Siamo d'accordo, poi è scritta dagli uomini, quindi... Poi però un libro meraviglioso, un libro pieno di poesia, ma non è che è il teorema di Pitagora, che ce ne importa a noi, professore? Ma insomma, io credo che dovrebbe importarci, perché nel momento in cui noi prendiamo questi libri non come letteratura, perché certo che se per esempio leggiamo il Cantico dei Cancici o l'Ecclesiaste, eccetera, quelle sono pagine di bella poesia, noi ci possiamo divertire e goderle per l'appunto come se fossero letteratura, ma nel momento in cui prendiamo un libro, come la Bibbia, o il Nuovo Vecchio, Nuovo Testamento, pretendiamo che sia rivelato da qualche essere superiore e pretendiamo di basare la nostra etica, addirittura le nostre leggi su questo libro, beh, allora le cose cambiano. Naturalmente, perché il libro dovrebbe essere perfetto, se invece è pieno di imperfezioni, allora perché ispirarsi ad un libro e non semplicemente per l'appunto alla ragione? Ecco, nessuno è perfetto, si diceva in un film che io amavo molto, quindi meno che mai la meno Bibbia. Che mai un libro, però non credo che non ambisca alla perfezione. Lei è un po' solo, devo dire, in questa cosa, perché proprio in questi giorni centinaia di autorevoli intellettuali italiani, tra cui figure, diciamo, dal pedigree laico, se così si può dire, se non è offensivo, no, un pedigree indiscutibile come Umberto Eco, credo, almeno che, hanno firmato un appello al Ministro della Pubblica Istruzione perché si approfondisca nelle scuole quello che è definito un testo fondamentale per comprendere la cultura europea, ovvero la Bibbia. Umberto Eco ha scritto una volta un libro insieme al Cardinal Martini che si intitolava Cosa crede e chi non crede. Io gli risposi che sarebbe stato interessante scrivere un libro, per esempio, Cosa mangia chi non mangia. Cioè è una cosa un po' strana, no? Cosa crede e chi non crede. Anche, e in realtà... anche Umberto Eco, papista. No, non papista. Io capisco tra, capisco tra l'altro il loro atteggiamento, cioè loro pretendono che, o vorrebbero che la Bibbia fosse letta per l'appunto. Tra l'altro una delle mie critiche è proprio questa. Se io dovessi sconvertire, non è questo il mio scopo naturalmente, un laico non vuole sconvertire, vuole semplicemente dire le sue idee, ma se io dovessi sconvertire qualcuno non gli direi di leggere il mio libro, gli direi di leggere la Bibbia, con gli occhi aperti sarebbe sufficiente. Ma infatti, a me mi ha creato una gran voglia di rileggere la Bibbia, quindi ecco, vedi, tra l'altro per se posso dire, se posso dire, qualche cattolico integralista mi ha detto il contrario, dice se io volessi invece convertire qualcuno le farai leggere il suo libro, io dico siamo a posto, essere, siamo a posto, essere. Adesso si sono invertite naturalmente le cose. È molto interessante ed intrigante il suo libro, però le posso dire una cosa, lei ha il sorriso dello scienziato, no? Un po'.